Amici del canale YouTube, oggi vediamo diverse modalità per innescare il bibi. Siamo a pesca, quindi, dato che ci sono, facciamo un tutorial. Un tutorial, non che ci siano mille modi per innescare il bibi, però sicuramente la scelta dell'amo in funzione della dimensione del bibi, della preda che vogliamo insidiare e della quantità di esca che vogliamo mettere, sicuramente qualcosina da far vedere c'è. E adesso la vediamo. Qui ho legato quattro braccioli con quattro tipi di ami diversi, anche se magari tre Aberdeen possono sembrare simili o uguali, ma hanno comunque le loro belle differenze, e l'amo Beck. Diciamo che per grandi linee, se io devo utilizzare un bibi per esempio di questa dimensione e lo devo innescare intero, è la cosa più facile del mondo. Utilizziamo l'ago, io cerco proprio di far uscire la punta dell'ago in modo da rovinare il meno possibile il bibi, cioè farlo uscire dalla punta qui. Ecco qua. E poi, per farlo girare sull'amo, io lascio sempre, vedete che il bibi c'ha la parte piatta e la parte a punta. La parte a punta è quella che si rovina di più se si gira intorno all'amo, quindi la faccio girare sempre dalla parte piatta e lo passo sull'amo. Guardate, la punta dell'amo rimane perfettamente fuori e in questo particolare caso possiamo utilizzare il bibi intero anche sull'amo back, perché adesso ripeto l'operazione, perché comunque con questi accorgimenti il bibi non si rovina più di tanto e rimane sempre in modo perfetto, cioè nel senso che non si adagia sulla curva dell'amo. Il bello viene quando invece dobbiamo dividere il bibi, perché può capitare che sia troppo grande il bibi, oppure il bibi, pur essendo piccolo, ci serve fare un mezzo innesco. E quindi qui entra in gioco il filo elastico. Però, siccome prima vi ho fatto vedere tre ami che potevano sembrare uguali, questa ve la do proprio come una piccola anteprima, ricordatevi che questi ami, benché abbiano la stessa forma, sono completamente diversi tra loro. Perché per esempio questo ha la punta verso il gambo e il doppio ardiglione che tiene in stabilità l'esca, quindi questo è un ottimo amo anche per il cannolicchio, ma quello lo vedremo più avanti. Questo invece è un amo che ha la punta dritta e questo è lo stesso amo senza alcun ardiglione sul gambo, però notate la differenza della punta. Sono varianti che si adottano a seconda della preda che dobbiamo insidiare, però questo è un tutorial sull'innesco, quindi l'innesco del bibi può essere intero, a caramella, oppure c'è anche il bibi rovesciato, la strisciolina, eccetera eccetera, quella che si utilizza su ami più piccolini, ma lo vediamo per ultimo. Adesso dividiamo in due un bibi. Per dividere in due il bibi, ovviamente lo posiziono sempre sull'ago e poi col filo elastico gli faccio la prima strozzatura proprio, si vede che si sta deformando il bibi. Ok, è la stessa cosa, la faccio a fianco. Mi raccomando, non tagliate qui, perché se tagliate qui il filo elastico si sfila e poi
il verme si svuota. Quindi lo stesso lavoretto lo facciamo . Ok, adesso possiamo sfilare l'ago e tagliarlo senza alcuna perdita di liquido. Poi, ve lo dice già la forma dell'innesco. Un bibetto del genere, una forma del genere, che è rimasta più piccolina e più panciutella, la sua morte è nella Mobec. Con questa forma dritta sicuramente lo metterò su un Aberdeen, su uno dei tre Aberdeen che abbiamo appena visto. E voglio farvi solo notare che non è un caso se ogni volta la parte tagliata la metto dalla parte della punta dell'amo, perché solitamente ho avuto modo di vedere che comunque i pesci iniziano sempre a mangiare dalla parte tagliata. Sarà che poi c'è anche la fuoriuscita di sughettino del suo contenuto, però questi sono gli inneschi di caramella, dividendo il 2 e il BB. Questo innesco è duraturo in acqua, perché il liquido esce piano piano. Poi ci sono degli inneschi, possiamo dividerlo in due semplicemente facendo pressione con le dita. Il muscolo del BB si contrae da solo. Guardate, si sta strozzando da solo. Ok? Quindi, una volta che abbiamo raggiunto, ecco fatto, questo è il metodo più veloce. In questo momento si può tagliare in due il BB. Ci sarà fuoriuscita di sugo, del suo contenuto, però tagliato con le forbici senza filo elastico, innescato e lanciato subito in acqua, ha un potere catturante nella breve distanza notevole. Quindi questa è un'altra opzione. L'ultimo innesco che vi faccio vedere è la strisciolina, cioè quegli inneschi veramente piccoli che solitamente utilizziamo su ami più piccoli. Vi faccio vedere la differenza tra un Aberdeen del 2 e uno del 10. Mettere la caramella di BB su un amo così piccolo non ha assolutamente senso. Su un amo del genere sicuramente la strisciolina, ma proprio una striscia a tutti gli effetti, con la forbice. Guardate come rimane rigido comunque il muscolo del BB, si contrae, rimane rigido e si fa l'innesco proprio all'antica, cucito a mano. Entra e esce, entra, esce, entra. Ok, la strisciolina di BB, guardate come si presenta bene. Se va lanciata a una distanza ravvicinata va bene così, diversamente la strisciolina va fissata col filo elastico, ma solo nella parte alta. Adesso ve lo faccio vedere.
Il filo elastico lo mettiamo solo nella parte alta, ecco qua, proprio come a bloccarlo verso l'alto, e in questo modo la strisciolina di Bibi riesce a resistere anche ai lanci, nel senso che non scende verso il basso perché col filo elastico l'abbiamo bloccato. Magari a seconda del mare anche un bel pop up per renderlo ancora più svolazzante. Con questo innesco vi ho fatto vedere perlomeno gli inneschi che utilizzo io col Bibi. Sicuramente ce ne saranno tanti altri, però quelli che a me hanno dato risultati sono questi, e quindi sono quelli che vi faccio vedere. Il tutorial è concluso, vi invito a iscrivervi al canale, perché stiamo diventando sempre di più, e più siamo, e meglio è. Quindi, al prossimo tutorial, ciao!